L'Aula del Senato, con 136 voti favorevoli, 93 contrari e 2 astensioni, dà il suo via libera al decreto clima. Con il voto dell'Aula di Palazzo Madama per il decreto è arrivato il primo ok del Parlamento alla conversione in legge, in attesa dell'approvazione definitiva alla Camera. Nei suoi 8 articoli il provvedimento contiene una serie di misure che permetteranno il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria sulla qualità dell'aria e sul contrasto al cambiamento climatico. Questo è il primo decreto legge sull'ambiente e sul clima, nel caso specie della storia della Repubblica Italiana. E questa è una bella soddisfazione, un grande orgoglio per me come Ministro dell'Ambiente e per questa maggioranza che ringrazio. Ci sono 2 articoli che mi piacciono molto. Uno è le zone economiche ambientali, ovvero sia finalmente introduciamo il concetto di fiscalità di vantaggio nei parchi nazionali. Quindi tutti coloro che faranno impresa in un parco nazionale, green ovviamente, godranno di questo vantaggio, porteremo lavoro nei parchi nazionali e porteremo sempre lavoro green. Incominciando i parchi nazionali avranno finalmente, fioriranno anche dal punto di vista dell'economia green. L'altra cosa sono le macchinette mangiaplastica, quelle là che noi troviamo in tutta Europa, in Italia ancora non trovavamo, finalmente noi troveremo nelle nostre città quelle macchinette dove metteremo la nostra bottiglina di plastica, verrà riciclata e ci darà un bonus che può essere di qualsiasi ordine tipo, per fare un po' di spesa, per prendere un biglietto del treno della metropolitana, ma così noi diventiamo finalmente mitteleuropei. Tra le misure più significative, il buono mobilità per i residenti nei comuni su cui pendono procedure di infrazione comunitaria per smog, che scelgono di rottamare auto e moto, optando per il trasporto pubblico e bici, anche elettriche. Presenti anche incentivi per gli esercizi commerciali che decidono di vendere prodotti sfusi o alla spina e un fondo per la riforestazione delle aree urbane. Siamo molto molto soddisfatti perché il primo decreto legge in assoluto, che come diceva lei, ha come oggetto e finalità il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria. Un tema molto importante, abbiamo parlato delle infrazioni europee per la qualità dell'aria e io ci ritorno sempre perché è una cosa a cui tengo molto, ci sono in atto altre infrazioni, fra cui quelle per le discariche abusive e per la depurazione delle acque. Sono campana, capirete bene che è un tema molto importante. In questo provvedimento c'è un articolo specifico che riguarda che dà più poteri e risorse a questi 2 commissari straordinari. E poi come Movimento 5 Stelle non potevamo che essere soddisfatti di altre 2 misure che sono contenute in questo provvedimento, che riguardano la trasparenza e l'informazione e la formazione. Perché noi diciamo a tutti i soggetti pubblici o concessionari di servizi pubblici che devono pubblicare in maniera trasparente e fruibile da parte di tutti tutti i dati che riguardano l'inquinamento atmosferico, perché il cittadino ha la necessità e ha il diritto e anche il dovere di potersi informare sul suo territorio, nel comune dove vive, com'è la situazione per la qualità dell'aria. Più un altro emendamento che abbiamo approvato che riguarda un progetto Io Sono Ambiente, programma Io Sono Ambiente, per fare programma di informazione, sensibilizzazione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado. C'è ancora qualche altra cosa, ma diciamo che nel complesso non potevamo che sperare in meglio di questo e veramente siamo molto molto soddisfatti.